un compo da campione. Ecco fatto. Ha buttato già lì l'amo. No, vabbè, è normale che siamo contenti per questo nuovo ingresso, no? In società sicuramente ci fa piacere, da una grossa mano a questa squadra, a questa città, quindi è normale che noi dobbiamo pensare al campo. E questa settimana insomma fra la visita a Međugorje, fra l'arrivo del nuovo acquirente, insomma il campo si è visto poco, diciamo, quindi questi due giorni, oggi e domani, cioè oggi più che altro, dobbiamo pensare a Como, che non è una partita molto facile, sicuramente. Di lui corre va verso la Champions. Sì, sì, ho letto Champions in 5 anni, sì, tante, sì, io sono contento, ma sono contento perché vuol dire che ci sono risorse nuove, delle grandi risorse, perché per fare la Champions ci vogliono risorse, quindi, però la realtà è un'altra, che adesso abbiamo il Como, ultimo in classifica, sì, ma se andiamo a vedere le ultime partite che ha fatto, ha messo sotto tutte le squadre che ha incontrato, quindi anche all'andata non c'ero, non potevo, però io ho visto il Como a Pescara, ha fatto fatica a Pescara, quindi è una squadra che corre, cattiva, lotta per qualcosa di forse inasperato, cioè forse, come ti posso dire, insperato, però sta lì, la matematica ancora lo condanna e quindi giocano fino alla fine, alla morte, quindi l'errore più grande è quello di sottovalutare questa partita. Vai, Pasquale. Mister, dobbiamo aspettarci qualcosa di turnover, considerando gli impegni. Ma guarda, stiamo valutando anche questo, sicuramente, anche perché quelli che hanno tirato la carretta un pochino stanno accusando qualcosina, è normale che, io dico sempre, se dietro c'è gente che spinge è giusto che... Sono over, sì, però è importante che dietro c'è sempre qualcuno che spinge. A oggi c'è, abbiamo visto anche Lazzari che è entrato col piglio giusto, ha fatto gol, ma non solo, già nelle partite precedenti, ogni volta che ha fatto un piccolo spezzone ha dato qualcosa di importante, insomma lo stesso anche Donati che prima che arrivassi io era nel dimenticatoio, invece adesso fa parte puntualmente, ha avuto uno spezzone anche lui, ha dato il suo contributo, insomma non ci sono, in questo momento dobbiamo arrivare a ogni partita con uomini al 100%, normale che c'è questa l'ultima, la rifinitura oggi, poi deciderò di fare una squadra che sia pimpante perché incontriamo una squadra che corre tanto e allo stesso tempo equilibrata. Anche perché non eri rimasto molto soddisfatto del centrocampo a Livorno, no? L'hai cambiato tutti e tre, non a caso, proprio si vedeva che arrancavano, non erano lucidi, brillanti come al solito. Ma noi abbiamo la forza nostra, era proprio il centrocampo brillante, quello bello rapido che non dava punti di riferimento, è normale che non partire già con tre giocatori nuovi, non me la sono sentita, diciamo che ne ho cambiato uno per vedere gli altri come andavano, poi alla fine ho dovuto cambiare tutti quanti. Però abbiamo abbondanza, bene così, in questa settimana abbiamo fatto una settimana un pochino meno pesante, un pochino di scarico e vediamo di recuperare qualcuno importante e poi deciderò quelli che ci possono dare. La difesa non sarà toccata sul nome? Ma no, ma la difesa sta facendo abbastanza bene, perché andare a toccare un reparto che sta facendo abbastanza bene, quindi è rientrato Don Cor, quindi Gemini sta facendo il suo, lo fa sempre, è normale che poi starà facendo, vedremo, ogni partita è una storia a sé, no? Quindi vediamo come si parte e poi in corso d'opera cercheremo di cambiare qualcosina. Mi dicono che da quando è arrivato poi anche il Como, insomma, del ruolo, hanno aumentato il loro tasso proprio di aggressività, di grinta, no? Anche se quei limiti della squadra ci sono. Ma la cosa che mi ha colpito di questo Como, almeno nei numeri, questa è una squadra che vince pochissimo, mi pare solo 4 volte, ma che ha pareggiato più di tutto in Serie B. Quindi vuol dire che fa fatica a perdere, cioè è difficile battere per certi versi. Guarda, io qua che l'ho incontrato anche da calciatore, quindi già lui era bello
un giocatore aggressivo, tosto, siamo stati allo scontro, insomma, quindi diciamo che un po' la squadra rispecchia un po' la mentalità dell'allenatore. È normale che ci hanno tanta aggressività, tanta voglia, come ho detto prima, la squadra che corre tanto, 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 ma fino alla fine non mola di un metro, di un centimetro, anche con il Pescara che hanno perso, però non meritavano assolutamente di perdere, hanno avuto diverse occasioni da gol, quindi con la Provercelli, io parlo delle ultime, no? Con la Provercelli, insomma, è una squadra che ha tanto carattere, giocano, perché rispetto a prima giocano molto, e sono sbarazzini, tanto non, cioè, sanno che devono giocare la morte per portare a casa punti, quindi guai a entrare mosci, guai ad avere già la vittoria in tasca, perché si va incontro a figuracce, secondo me. E poi c'è questo Franz, no? Sì, che sta in salute, ma è un giocatore che attacca sempre la profondità, si muove tantissimo, da punti di riferimento, poi vede la porta, quindi è molto pericoloso, è normale che dobbiamo stare attenti, concentrati e non lasciargli tanto spazio. C'è una tendenza che ormai si sta verificando puntualmente nelle ultime settimane, è vero, considerando queste sette, otto che seguono le prime due, no? Le squadre in zona playoff, ogni settimana una di queste si ferma, però oggettivamente la sensazione è che se non vinci sei pregato, cioè è una lotta al massimo, ma sempre vincere per tenere... Ma perché la classifica è talmente corta, no? Che se perdi se c'è una battuta d'arresto esci fuori immediatamente, perché è talmente corta. C'è Crotone Spezia, c'è Pescara, sono degli scontri adesso importanti questa settimana, per noi sarebbe importantissimo fare tre punti, sarebbe molto importante anche per allungare la striscia positiva, sì, qualcuno perderà colpi e lì dobbiamo essere bravi a rosicchiarli, ad allontanarci e fare prendere tre punti. Leonardo? Sì, proprio questo le volevo chiedere, visto cioè, il fatto che oggi si giocano due partite che vede appunto tre squadre impegnate con due tra le playoff. Ecco, domani può avere delle indicazioni diverse nella gestione della partita, oppure cioè, non guarderà questi risultati? Ma guarda, noi come abbiamo sempre fatto non dobbiamo guardare gli altri, perché tutto dipende da noi, quindi noi dobbiamo pensare a vincere. E così faremo anche domani, senza stare a pensare se Crotone pareggia, se lo Spezia vince, non è che ci cambia qualcosina, noi dobbiamo fare i punti nostri, quindi lasciando perdere gli altri, poi alla fine di queste partite vedremo dove con tutte le vittorie fatte, con tutti i punti fatti, dove saremo in classifica. Michele e poi Pasquale. Ha detto il Provenzo questa settimana, si è parlato un poco della squadra degli allenamenti. Ma il pendente offensivo, Maniero Rosina, Sansone, come si è allenato, come li trova? Ma Maniero è quello che è un pochino più acciaccato, diciamo, dei tre. Rosina ha fatto tutto, non ha saltato un allenamento, e lo stesso anche Sansone. Stiamo recuperando De Luca, che è un'altra pedina fondamentale. Puskas ha fatto tutto questa settimana e l'unico che sta fuori è Boateng, che ha un problemino e quindi non è della partita. È normale che lì davanti dobbiamo vedere di mettere giù quelli che stanno sempre al massimo, perché questi tre stanno tirando la carretta da un bel po', e poi andiamo incontro a tre partite, quindi qualcuno, secondo me, è giusto che si riposi. Sì, è strettamente legata in realtà, cioè, mi chiedevo se De Luca potesse trovare spazio dall'inizio normalmente. Ma guarda, oggi leggevo sul giornale, no? Perché non gioca De Luca, perché non gioca Puskas, perché non gioca Linoia, insomma, tutte queste cose, no? Se andiamo a vedere, Puskas ha fatto il suo esordio, ha fatto una doppietta, dopodiché si è stirato, è stato quasi un mese fuori, quindi giocatore così, di stazza così, è normale che ci mette tempo a riprendere il ritmo, a rimettere il ritmo con gli altri. Per quanto riguarda Di Noia la stessa cosa, quindi ha avuto un problemino dietro ai flessori e l'abbiamo recuperato, però i ritmi sono alti, quindi non è facile rientrare subito, cioè sono guarito, rientro, perché c'è il rischio anche di romperlo. E poi se andiamo a vedere De Luca,
si è detto di tutti i colori, su De Luca, no? Che è andato a curarsi fuori, insomma, polpagia e tutto quanto, lo stiamo recuperando, io dico solo lo stiamo recuperando. Quindi se non sta giocando, chi non sta giocando è perché attualmente non è al 100%, quindi andare a partire con giocatori non al 100% significa bruciarsi dei cambi che non servono. Ma fisicamente chi sta meglio, Maniero o Puskas? Ma secondo me Puskas sta molto meglio rispetto a Maniero. Secondo me, però vediamo alla fine, anche perché Maniero è il nostro bomber, quindi è andato in doppia cifra, ci ha fatto fare gol domenica, insomma, sicuramente in queste partite qualcuno deve riposare. Un attimo. Savas uguale, ha avuto sempre lui un problema e si è aggregato questa settimana. E dato che abbiamo fatto una settimana di scarico, l'ha fatta completamente con la squadra. Diciamo, nel DNA di questa squadra abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi c'è il fatto che comunque emerge di minuto in minuto e comunque soprattutto nel secondo tempo. La temperatura alta, considerata la sua esperienza, potrebbe essere un alleato del Bari, nel senso che il Como verrà qui a giocare alla disperata, per cui cercherà di dare il massimo. Domani si prevedono altre temperature, può essere un alleato del Bari in questo momento? Il Bari è sempre su Unione, soprattutto all'inizio. Può essere come non può essere, non siamo abituati al caldo, quindi il primo caldo fa male per tutti, quindi, ma secondo me non è tanto la temperatura, è come uno scende in campo, perché ormai in queste ultime 7 partite gli allenamenti servono, non dico a poco, ma quasi, quello che c'hai, quindi è più che altro è una questione di testa, di mentalità, di ambizione, questo è molto importante. Giocheremo sicuramente davanti a un pubblico numeroso, quindi già lì, già entrare in campo in questo stadio con tutta quella gente già ti dovrebbe dare un 20-30% in più per la prestazione, quindi io credo che se sarà una giornata calda, sarà una giornata calda per tutte e due le squadre. Poi un'altra curiosità, un tifoso su un social network gli ha chiesto di portare una calamita da Medjugorje, so che lei gliel'ha portata, addirittura ha detto sì, te l'ho portata, ci incontriamo, è venuto. Che cosa significa per lei questo rapporto con la tifoseria? Ma io ho avuto subito un buon rapporto con la tifoseria, c'è stato subito un feeling, forse perché sono uno che è abituato a parlare, cioè schietto, non lascio niente, io dico quello che penso. Se non mi fai male. Aspetta che finisco così. No, dico quello che penso, quindi forse mi stanno apprezzando per quello che sono, no? Uno di noi, nel senso che sono responsabilità, me lo sono sempre preso. A parte che potevi spendere qualcosa in più la calamita, no? Vabbè, hanno chiesto una calamita, se chiedevano qualcos'altro. Allora, per l'esperienza, l'euforia, e ce n'è tanta, è una brutta bestia, no? Perché è bello l'accoglienza, il calore, l'entusiasmo, però oggettivamente è una trappola, no? Perché se non la finalizzi nel modo giusto, no? E la non la sfrutti nel modo giusto. Tu domani hai più paura di questo o dell'effettiva, dello spessore del Como che, come vediamo, sì, se la gioca la morte, poi c'è. Il Bari deve stare più attento a gestire questa euforia piuttosto che ad altro. Secondo me sì, dobbiamo stare attenti a gestire questa euforia, secondo me, perché poi è tardi, una volta che tu hai una settimana per preparare una partita, quindi se inizi da lunedì, da quando dalla ripresa, e pensi a quello che devi fare, diventa tutto più facile, quando invece hai la testa altrove, pensare che di aver già vinto è l'errore più grande che questa squadra può fare. Questa squadra ha sempre fatto grandi partite quando ha giocato da grande squadra, no? Quindi l'errore più grande è quello, come ho detto anche ai ragazzi, è quello di pensare di aver già vinto, che incontriamo l'ultima in classifica e che è già carne alla macella, ma non è così. Non ti sembra che sia un tasso importante anche per i playoff, questo almeno lo vedo in prospettiva, se Dio vuole che ci arriviamo, il fatto che questa squadra al 93° a Livorno ha rischiato di perdere e 30 secondi dopo
è andata tranquillamente in avanti, anche piuttosto che fermiamoci, teniamo il punto, portiamocela a casa, il pane è sicuro, abbiamo avuto questo brivido, evitiamo. Invece no, senza nessun problema va avanti, va a cercare il gol del 2-1, poi lo trova e vince la partita. Cioè, è una forma di coraggio, fra virgolette, no? Però anche di grandissima personalità. Solo una squadra che ha personalità può fare queste cose. Sì, sì, ma una, è una squadra che sta prendendo un po' la mentalità dell'allenatore, no? Anche il fatto di giocare sempre da dietro significa responsabilizzare i giocatori, fargli assumere le proprie responsabilità, avere coraggio, perché non tutte le squadre iniziano sempre da dietro, no? Questi, vediamo molte squadre che hanno un rinvio lungo a 80 metri dalla propria porta, non rischio niente, noi invece cerchiamo sempre la giocata, a volte ci è andata bene, a volte ci è andata male, però l'importante è che loro sono consapevoli dei propri mezzi e soprattutto tutto che credono in quello che fanno, che è la cosa principale. E poi per giocare a calcio ci vuole coraggio. Vi è stata preannunciata la visita di Nordi? No, no, l'avete incontrato già? No, noi non l'abbiamo incontrata, no, ancora niente. Ma sicuramente andremo in ritiro, sicuramente si farà annunciato il ritiro. Davide? Sì, volevo chiederle questo, se già incontrato la risposta. No, le chiedo, lei prima ha detto, parlando insomma del calendario anche delle altre, noi dobbiamo guardare in casa nostra, oggi Bari peraltro è il terzo a tutti gli effetti. Lei l'anno scorso ha provato diciamo, il playoff sulla partita secca con tutte le insidie del caso. In questo senso quanto il terzo posto può essere veramente un vantaggio, perché quantomeno dà la sicurezza di giocare sempre sul doppio confronto poi con tutti gli altri vantaggi che ne seguono? Ma io credo che sì, il terzo posto ti può dare vantaggi, però è sempre una lotteria, quindi bisogna vedere come la squadra ci arriva. Sia mentalmente che fisicamente, questo è molto importante, perché se tu arrivi stanco, mentalmente scarico, il terzo posto ci fai poco. Quindi, però l'importante adesso è fare i punti e rimanere in questa posizione, poi vedremo strada facendo, anche perché cercheremo da qui alla fine poi di recuperare molti giocatori che non sono ancora al 100%, e poi con la squadra al completo vedremo anche chi andremo ad affrontare. Questo è un giocatore da recuperare anche a pieno, c'è Iachimosi che all'andata ha fatto insomma un po' tremare il Bari, però una volta arrivato qui ecco, si è visto poco. Ma Iachimoschi, sai, quando si cambia squadra, si cambia ambiente, si cambia metodologia di allenamento, uno fa fatica. Quindi noi lavoriamo tanto, ma io sono uno che lavora tantissimo, quindi molti forse non erano abituati e quindi hanno fatto fatica, ci hanno messo più tempi degli altri, no? A entrare in forma. In questo momento Iachimoschi sta molto meglio rispetto a quando è arrivato, quindi ha anche possibilità di giocare, anche se Gemiti sta facendo ottime cose. Quindi un sostituto importante che ci può tornare utili in queste tre partite ravvicinate. Andrea Lazzari, secondo te, ultima domanda, anche sulla spinta del gol che ha fatto, che gli ha ridato un grande entusiasmo sul piano personale, no? E sarebbe già pronto per farcela dall'inizio, cioè per giocare dall'inizio, oppure te la giochi sempre come carta importante durante la partita? In questo momento sta portando anche bene questo fatto, nel senso che quando entra dà sempre una svolta, ha sempre dato qualcosina in più, no? Anche perché forse i ritmi sono un pochino più bassi, lui non avendo un passo veloce, però ha tanta tecnica e anche tanta intelligenza, e ci sta dando una grossissima mano. Quindi adesso non lo so se farlo partire titolare o non titolare, quindi vedremo, anche perché lui può fare anche il doppio ruolo, quindi anche da trequartista, anche perché c'è una buona visione di gioco, c'è un buon piedino, insomma, vedremo. C'è un bel piedino, no. Il copione della partita nell'ultima mezz'ora, questo lo sicuro. Quindi cercheremo, ecco. Sì, perché un ragazzo, vabbè, ha giocato, quindi ad alti livelli, sa, ha fatto. Cioè. Come verticalizza lui. Ma infatti è così, è vero, c'ha visione di gioco, insomma, ci potrebbe dare una grossa mano nella seconda parte della partita.